oggi ho paura delle due ruote, ma nel senso perché vedo la precarietà non tanto per chi guida, ma è soprattutto per le persone, per la disattenzione che c'è nel guidare. Le famiglie, noi le distruggiamo sulle strade, perché ogni persona che muore si porta dietro 10 famiglie, perché ha un fratello, una moglie, una madre, e quindi questa è la vera famiglia, cioè i valori della civiltà cristiana, cioè la vita, viene mortificata sulle strade. Prima di partire, è possibile sapere cosa trasportiamo? Allora, siamo venuti da Bergamo verso Roma, abbiamo portato dei ponteggi per l'edilizia e adesso riportiamo da Roma a Bergamo delle tribune che sono servite per degli spettacoli fatti all'aperto. Quanti metri è questo tiro? 18,75 esattamente. Largo quanto? 2,55. Che è un po' anche casa tua questa, eh? Passiamo più tempo qua che a casa, effettivamente. Sì. Questa è la porta di casa? Sì. Si apre abbastanza facilmente, ecco, fin sì. Qui. La parte facile è finita, adesso inizia quella difficile. E basta che metti una mano lì, una qui e non hai aspetta, nessun pericolo. Aspetta, sì, per te che sei abituato, ma sono due metri. Fabrizio, tu quanti anni sono che fai questo mestiere? 22, ho iniziato appena potuto fare la patente e siamo ancora qua. E quanti chilometri hai fatto nella tua vita? Calcola un 100-120 mila chilometri all'anno di media, sei sui 2 milioni e 2, 2 milioni e 3, così. Dalla tua esperienza, questo periodo qua, insomma, di grande esodo, è un periodo particolarmente rischioso? È più rischioso perché c'è più traffico in giro e soprattutto c'è in giro un po' di tutto, gente anche che magari usa la macchina solo per fare la vacanza e quindi si potrebbe creare dei problemi. La prima cosa che vorrei fare, se non ti offendi, è chiamare il CIS 1518, tra l'altro pure gratis. Allora, viabilità nazionale, premere 1. CIS, buongiorno. Sì, buongiorno, mi scusi, senta, noi siamo a Fiano Romano, stiamo andando direzione nord. Troviamo traffico? Verso Firenze. Ci sono delle code da Incisa a Firenze Certosa dovute al traffico intenso e degli inviti alla prudenza per dei rovesci del traverso in atto da Incisa fino a Firenze Nord. Ok, grazie. Speriamo bene. Voti alla sicurezza stradale. Li dà European Transport Safety Council, sostenuto da tutti i governi del vecchio continente. E l'Italia è dietro la lavagna con il cappello da asino. Siamo sopra la media della mortalità europea di circa il 13%, 900 morti in più, che significano poi 2700 morti in più rispetto ai migliori della classe. Due i parametri principali presi in considerazione: l'utilizzo delle cinture di sicurezza e la riduzione del numero di vittime. Io non sono un grande automobilista, sono un tipo da 30.000 km l'anno, però ogni volta che parto a casa mia si scatena il finimondo, vai piano, stai attento, eccetera. Allora mi mettono i tuoi panni e dico, ma tu con tutti i chilometri che fai, come il rischio lo vivi quotidianamente? Sì, il rischio c'è tutti i giorni, poi bisogna pensare di viaggiare in sicurezza. Nel nostro caso di autista professionale dobbiamo rispettare delle regole, dobbiamo fare delle pause intercalate nelle ore di guida. E lo stesso dobbiamo fare le pause notturne. Chiaramente dovrebbero fare lo stesso tutti gli automobilisti. Credo che ti aiutano anche delle presenze spirituali, perché qui abbiamo il Papa e poi questo chi è? Un santo delle tue parti? Sì, è Fra Tommaso da Olera di Bergamo, che è un cappuccino del 600, che è stato il primo fondatore di una chiesa in Germania. Sono abbastanza devoto perché è proprio di Bergamo. A proposito di spiritualità, quindi ogni volta che passi davanti alla Madonna di Orte, immagino che un pensierino ce lo fai. La Madonnina che invita alla prudenza, sicuramente si vede, si passa e dovrebbe servire a tutti, a farci pensare che, come dice il nostro motto della FAI, la federazione che partecipo io, che arrivare primi è bello, ma arrivare sempre è meglio. Fratelli e sorelle, su questo tratto dell'autostrada
sfrecciano velocemente ogni giorno migliaia di automobilisti. Ora la statua della Virgo Prudentissima è qui per richiamare dolcemente ciascuno alla necessità della prudenza, non solo come virtù soprannaturale, ma anche come dovere civico fondato sul rispetto del prossimo. Siamo venuti sotto la statua della Madonna di Orte perché c'è Maurizio che ha un paio di motivi per ringraziare il cielo nella sua vita. Certo, sì, io ho avuto due brutti incidenti nella mia vita, uno proprio a Roma, finendo con la moto sotto un tir e riportando la rottura del braccio e 40 punti e 3 viti che fortunatamente lo tengono. E un'altra volta per un malore su un'autostrada sono uscito fuori strada in macchina a quel punto e la macchina si è distrutta e noi fortunatamente ci siamo salvati. Questa esperienza unita anche alla perdita di un amico, un ragazzo giovane? Sì, no? Praticamente di un fratello morto per imperizia altrui e questo mi ha fatto sì, ci ha fatto entrare nell'Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada e proprio per cercare di fare in modo che questo dolore non possa poi dar fastidio o creare altri monumenti ad altre persone. E abbiamo anche creato poi una fondazione dedicata a questo mio amico, si chiama Lucio Gianfanelli. E secondo voi ci può essere un sistema per diminuire gli incidenti mortali, per aumentare la sicurezza stradale? Certo, ci può essere questo sistema perché è stato già sperimentato in Francia, in Inghilterra, dove per esempio in Francia Chirac ha riunificato e ha dichiarato che questa era una guerra, quella sulle strade, perché quando si parla di 7-8 mila morti l'anno è una guerra, e praticamente si è creata una cabina di regia che coordina e dirige il tutto. Qui per esempio potrebbe essere la protezione civile e a questo punto si potrebbe coordinare gli sforzi di polizia, gli enti che gestiscono strade, autostrada, le autorità locali, perché creando questa cabina di regia sulla sicurezza stradale si possono ottenere dei risultati, perché in Francia per esempio è calato del 40% il numero dei morti. E tu hai mai rischiato un incidente, Fabrizio? Una notte viaggiavo sull'autostrada e un collega, si vede che si è addormentato, si è spostato tutto a sinistra mentre io lo sorpassavo e ci siamo urtati, insomma è andata bene, che non mi sono fatto praticamente niente. Il camion si è fatto un po' male, distrutto quasi tutto, però in compenso è andata bene. Fabrizio, scusa, ma che fai? Sei poi la polizia? Sto superando le polizie perché va piano. Si vedono a 3 l'autoferro segnalato Lego Stralis, targato Tomazzara 932 Empoli Ancona, chilometro 489 nord. Senti, la paletta lì è per noi? Sì. Ah, allora mi dico, ho ragione io sul soltanto. Stanno fermando, sì, vabbè. Penso che sia un regolare, un normale controllo di quelli che si fanno lungo la strada, perché le infrazioni non ne abbiamo fatte, non penso di averne fatte. No, perché guarda, io ho sempre paura quando vedo una paletta, penso che qualcosa me la trovano sicuramente, una gomma sgonfia, qualsiasi cosa, ma me la trovano. Sono tranquillo, siamo a posto sia con le ore di guida che con il peso, con la velocità. Ci hanno portato all'area di servizio e adesso ci faranno questo controllo. Parente libero? Sì. Questo è il libretto. Controllo di routine? Controllo di routine per la sicurezza della circolazione durante il periodo estivo. Ma ne fate tanti? Ne facciamo in numero rilevante, soprattutto in occasione dei momenti di maggiore intensificazione del traffico per garantire a tutti un elevato livello di sicurezza stradale. Sei dipendente della società? No, titolare. In Francia ogni chilometro praticamente c'è un controllo, comunque il cartello del tipo ti stiamo controllando, no? E le persone
mantengono una certa condotta stradale. Qui in Italia si sta andando nella stessa direzione? In Italia abbiamo circa 500.000 chilometri di rete viaria, in Francia abbiamo 1 milione di chilometri di rete viaria. In Italia, a fronte di 57 milioni di abitanti, abbiamo 49 milioni di veicoli, quindi quasi un veicolo per ciascuna persona, per ciascun abitante. In Francia invece abbiamo una popolazione di poco superiore, 59 milioni di abitanti, a fronte di 36 milioni di veicoli. I dischi precedenti, le giornate precedenti? Ci avviciniamo ai grandi esodi, anzi questo è il primo weekend di traffico forte. Lei ha dei consigli da dare a chi sta partendo per le vacanze in queste ore? Certo, rispetto del codice della strada, preparazione al viaggio, evitare di prendere il volante dopo aver bevuto bevande alcoliche, sistemare adeguatamente i bambini, rispetto e tolleranza nei confronti degli altri, perché anche gli altri, come noi, possono commettere errori mentre guidano. Siete sempre all'ascolto di Radio, ancora un buon ascolto da parte di Alessandro Deserardi, ci rivediamo.